compagnia dell'onorevole Picarone parliamo dell'avvio di importanti e sensibili ambulatori infermieristici che tendono a dare un servizio sempre più importante e impegnativo allo stesso tempo nei confronti del territorio, un impegno che anche in questo caso la politica sta portando avanti. Lei era presente stamattina, insomma, dunque ecco, continua l'impegno da parte sua, insomma, in modo particolare e anche chiaramente della provincia. Guardi, c'è un progetto che prevede l'apertura di una serie di ambulatori infermieristici e sono stati già aperti vari ambulatori. Sono stato in particolare nei giorni precedenti, sono stato nel Golfo di Policastro per aprire due ambulatori, stamattina a Battipaglia, nei prossimi giorni in altri comuni. Devo dire che abbiamo fatto veramente un grande lavoro, perché è un servizio in più ai cittadini, in quanto cure infermieristiche senza medico possono essere date in questi laboratori nell'ambito dei distretti, ed è una cosa che rafforza il tema della medicina territoriale, perché è in stretto collegamento con anche i medici di medicina generale. Insieme a questo abbiamo anche rafforzato la medicina generale con l'accordo integrativo, partiranno gli ambiti funzionali territoriali che consentiranno di avere coordinatori, infermieri e anche OSS all'interno di studi associati che danno ulteriori servizi al territorio. A settembre avremo anche la graduatoria finalmente delle zone carenti, che prevede un rafforzamento con almeno 250 medici di base. Infine abbiamo fatto la legge recentissima, meno di 15 giorni fa, approvata dal Consiglio regionale, per gli psicologi di base, che lavoreranno in stretto contatto con i medici di base, anche perché la salute non è soltanto un tema fisico ma anche psichico. Tutte queste cose tendono a rafforzare un pilastro fondamentale della sanità in Campania, quello della medicina territoriale, che noi crediamo vada rilanciata anche per decongestionare le strutture ospedaliere e per rafforzare la prevenzione. Certo, infatti ecco, volevo proprio chiederle questo, sotto questo punto di vista è anche sempre più importante anche l'attenzione soprattutto nei confronti delle aree, quelle più interne, e si parla ecco spesso anche di medicina territoriale, ma soprattutto del ruolo e del potenziamento che in questo momento anche di pandemia si sta dando ecco proprio come importanza. In questo caso ecco, che cosa si può fare ecco di più anche per poter incentivare chiaramente un avvicinamento da parte del paziente, in questo caso nei confronti di un ambulatorio infermieristico? Guardi, quello che si può fare è quello che stiamo facendo: aprire tanti ambulatori all'interno dei distretti e farlo soprattutto nelle zone interne, che sono zone spopolate che hanno carenza di servizi. È il lavoro che stiamo facendo. L'abbiamo fatto a Casella in Pitteri l'altro giorno, l'abbiamo fatto a Sapri, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto stamattina a Battipaglia. Cioè, queste sono le cose da fare, perché rafforzano, diciamo, quella che è la vicinanza della struttura sanitaria ai cittadini. Certo. Questo è importante. Certo, e infatti anche ecco per poter avvicinare sempre più professionalità in questo caso, giusto? Esatto, sotto il coordinamento magari dei distretti e dei medici di base e degli ospedali di comunità. Certo che sì. Onorevole, grazie mille per il suo intervento e a presto, buon lavoro. Grazie. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata, grazie.